vediamo carruzioni a livello regionale che poi non danno risposta alle piccole e medie imprese, ma di finanziare sempre di più i confidi, che sono, diciamo, la forza più diretta verso le imprese, perché sono quelle che vivono poi i problemi delle imprese stesse. Noi abbiamo una politica sui confidi a livello regionale che è irrisoria. La Regione Lazio in questi ultimi 3 anni ha messo sulla questione dei confidi 6 milioni, nel senso che un affitto nelle nostre città, prendiamo Roma, prendiamo i paesi che stanno vicino a Roma, hanno certe importanze di alcune strade in cui si paga 15-20 mila euro al mese, cioè una cosa esplosiva, ormai non c'è. Ci vorrebbe che una concertazione che si fa a livello nazionale tra le regioni prenda pure in mano la situazione su questo delle locazioni commerciali. Questa dovrebbe essere un'azione che va messa a un primo posto, perché diciamo, il piccolo imprenditore chiude per la crisi, ma chiude anche per la morosità e per l'escursione, perché non può riconfermare la locazione commerciale, perché da quello che gli viene chiesto dalla rendita parassitaria, che è quello del proprietario, delle mura. Invece qui, invece di salvaguardare la rendita, diciamo, imprenditoriale, quella che crea posti di lavoro e ricchezza, si garantisce di più la rendita parassitaria. E sono molto contento di poter dire che continueremo, se sarò presidente, ad avere quel rapporto di lealtà e di autonomia reciproca che ha portato negli anni passati la provincia, anche se era un piccolissimo ente, a non chiudere mai i tavoli di concertazione, ma anzi a individuare i tavoli con i rappresentanti datoriali come uno dei modi di governare al meglio le risorse pubbliche, che non sono di chi le gestisce in quel momento, ma sono appunto pubbliche, cioè dei cittadini e di coloro che della società vivono. Io penso, e questo me ne sono accorto molto girando, in particolare in questo ultimo mese, mese e mezzo, che uno dei compiti più importanti che abbiamo davanti per ricostruire una speranza delle famiglie, di chi produce, di chi è impegnato nel mondo del commercio, è rompere quella frammentazione, quella percezione di solitudine che invece c'è in una società devastata dalla crisi e nella quale uno degli effetti della devastazione è stata la frammentazione. Non so se la parola egoismo è giusta, perché quando c'è un pericolo è una reazione umana quella di pensare sempre tutto a se stessi. Però la cosa impressionante di questa fase storica, quando parli con i rappresentanti del mondo produttivo, dentro un ospedale con i lavoratori, o nel mondo della formazione con i professori, o ieri sera con i medici di famiglia, è davvero la sensazione fisica della paura delle persone perché si sentono sole di fronte all'enormità della crisi. E quindi, giustamente, come hai fatto te, si parte dalla rivendicazione di punti, problemi che partono dall'esperienza concreta.